Continuando nelle problematiche legate alla memoria, dobbiamo ricordare quella che è una specie di epidemia in questo momento in tutto il mondo, rappresentato dalla demenza senile o dalla malattia di Alzheimer. Con l'invecchiamento della popolazione, il numero dei pazienti che soffrono di problemi di memoria gravi e che evolvono poi verso un deficit cognitivo grave rappresentato dalla malattia di Alzheimer è numerosissimo. Infatti la vita media è di oltre 80 anni e quindi il rischio di poter avere una demenza è molto alto ed aumenta man mano che aumenta la vita media. La demenza la possiamo definire come un deterioramento diffuso delle funzioni corticali superiori, cioè del nostro cervello, che si manifesta prima nelle funzioni intellettive e poi si manifesta in tutto il comportamento. Inizia con problemi legati al deficit della memoria di fissazione, cioè il paziente non riesce a ricordare le cose che sono successe nell'immediata vicinanza, quindi nelle prossime ore. Abbiamo un indebolimento del pensiero concettuale, del ragionamento, del giudizio. Tutti i lati negativi del carattere di questo soggetto diventano più evidenti, quindi un aumento della irritabilità. Possiamo avere dei comportamenti sociali inadeguati, con un'ansia molto forte, che porterà spesso a delle fughe da casa. Abbiamo nella fase più grave degli automatismi motori, come il riflesso della suzione, il riflesso della prensione, e praticamente il comportamento è ridotto nella fase finale a degli automatismi con una impossibilità alla autogestione del paziente. La diagnosi di demenza ed in particolare di malattia di Alzheimer è prevalentemente una diagnosi clinica. Si basa sulla presenza di alcuni sintomi, l'indebolimento del pensiero, le alterazioni del giudizio, le turbe della memoria, il cambiamento della personalità, nella stragrande percentuale dei casi siamo di fronte ad una forma mista di tipo degenerativo, che è la forma di malattia di Alzheimer pura, e mista ad un'alterazione vascolare che si associa quasi sempre alla malattia di Alzheimer. Esiste poi una forma di demenza vascolare dove l'elemento principale è una arteriosclerosi diffusa del cervello. Esistono delle forme primarie di demenza, tra cui la malattia di Alzheimer è la forma principale. Esistono alcune forme di tipo secondarie, come la forma vascolare, le forme legate al diabete, eccetera, ed esistono alcune forme reversibili di demenza, cioè legate ad alcune cause specifiche che, se riusciamo a curarle per bene, noi miglioriamo il livello di demenza. Per cui la diagnosi della patogenesi, della causa della demenza, è molto importante. Le forme reversibili possono essere legate a dei tumori cerebrali, possono essere legate a problemi di natura internistica, disturbi respiratori, disturbi metabolici, ipertensione, possono essere legate
a situazioni di tipo endocrinologico, per cui curando la malattia specifica di base noi possiamo migliorare, oppure l'uso di alcune sostanze, l'uso di farmaci, l'uso di sostanze tossiche come l'alcol, alcune infezioni che possono dare demenza. Ma il quadro principale quindi è rappresentato dalle forme degenerative e quindi dalle forme che sono legate al periodo o presenile oppure al periodo senile. Tra questa quindi la malattia di Alzheimer è quella che rappresenta il fenotipo più caratteristico. È una malattia legata al periodo senile o presenile, è caratterizzata da un decadimento mentale graduale e progressivo, con deficit della memoria, deficit della critica, deficit della ideazione e confabulazioni. Il periodo iniziale può essere subdolo per molti anni, in cui si associa a dei sintomi di tipo neurasteniforme, si può collocare spesso con il pensionamento dei soggetti e quindi può essere spesso confusa con una forma di depressione legata al ritorno a casa, alla mancanza dell'ambiente di lavoro. Il paziente ha una riduzione del rendimento intellettuale, si affatica di più, inizia ad avere una irritabilità maggiore, inizia ad avere quei deficit cognitivi che sono molto più evidenti, per poi il presentarsi con una lentezza di tutte le operazioni mentali, una carenza nel giudizio, nell'associazione, nella critica, un deficit dell'attenzione. Possiamo avere sempre più gravi forme di amnesia, di fissazione, il ricordo diventa sempre più povero, si hanno le confabulazioni e soprattutto la famiglia nota che l'affettività del paziente inizia a diventare indifferente, cioè di fronte a quello che succede nell'ambiente che lo circonda il paziente è un po' assopito, è un po' indifferente, ha una mimica spenta, non cura più la propria persona e spesso possiamo avere dei fenomeni di irrequietezza motoria. Che cosa succede nel nostro cervello in questa situazione? Si ha un'atrofia del cervello, perdiamo neuroni che iniziamo a perdere da molti anni, si ha una rarefazione delle cellule e all'interno del cervello si hanno delle placche che si chiamano placche senili legate all'accumulo di neurofibrille e ad una degenerazione globale di queste strutture. Nella malattia di Alzheimer abbiamo una forma ereditaria, dominante o recessiva, sono stati individuati numerosi geni che codificano questo aumento di neurofibrille e di depositi all'interno dei neuroni che rendono tossica questo accumulo di queste proteine all'interno delle cellule e abbiamo delle forme sporadiche. È stato ipotizzato che anche alcune sostanze tossiche come l'alluminio possono essere alla causa della malattia di Alzheimer. Fondamentalmente abbiamo tre stadi: una forma iniziale, uno stadio intermedio e lo stadio terminale, che è uno sfacelo, è una vita di tipo vegetativo che può durare per molti anni e fondamentalmente oggi abbiamo la possibilità sia di intervenire con la genetica per andare a individuare i vari geni che sono stati correlati alla malattia di Alzheimer, ma anche possiamo
dimostrare con delle particolari tecniche di neuroimaging l'accumulo di sostanza amiloide nel cervello, che può essere presente fin da molti anni prima, quando iniziano quei primi disturbi di tipo cognitivo, e che poi diventa estremamente presente nel cervello e che si può visualizzare con delle tecniche particolari di neuroimaging. Ma abbiamo anche la possibilità di cercare queste sostanze che si accumulano nel liquor attraverso la puntura lombare, e quindi abbiamo dei marcatori di malattia di Alzheimer. Che cosa possiamo fare per cercare di ridurre la rapidità con cui avviene questo sfacelo nel cervello? Abbiamo tutta una serie di farmaci oggi che intervengono sul meccanismo della neurodegenerazione, rallentando l'evoluzione del quadro clinico, anche se ancora non abbiamo delle sostanze che possano arrestarsi. Nella industria farmaceutica mondiale c'è una ricerca, e anche nelle neuroscienze, che affronta questo problema del meccanismo di neurodegenerazione, e nel prossimo futuro sono in sperimentazione numerosi farmaci e anche alcune sostanze di natura immunologica che antagonizzano il deposito di amiloide per poter bloccare questo accumulo di sostanza all'interno dei neuroni, che è estremamente tossica e che è alla base dell'alterazione dei processi cognitivi.